Le inchieste del commissario De Luca di Carlo Lucarelli. Carta bianca. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Prima puntata. Italia del Nord, aprile 1945. Ecco perché chi ha alzato la mano vile sull'eroe di tante nobili battaglie non potrà restare impunito. Saremo giusti! Sì! Saremo inflessibili! Sì! Saremo spietati! Sì! Camerata Tornago! Ehi là, bello, dove credi di andare? Un momento. Ecco i documenti. Scusate, comandante De Luca, se me lo dicevate subito. No, fa niente, però non mi chiamare comandante. Da oggi non sono più nella Voti, sono commissario di polizia. E mi occupo di questo caso. Chi c'è di sopra? Il maresciallo Pugliese della mobile e la squadra. Bene. Successo là fuori? Una bomba? Un attentato. Granate al funerale di Tornago. Stavo passando proprio di lì. Solo granate? Sembrava che il fronte fosse spostato fino a qua. Hanno perso la testa. Si sono messi a sparare tutti. Sono il commissario De Luca. Dov'è il maresciallo Pugliese? Sono io, Pugliese. Non avete per caso un cachet per il mal di testa? Ultimamente dormo troppo poco. No, mi spiace, commissario. Ah, il morto è di là. Chi è? Si chiamava Vittorio Reinhard. Tedesco? Trentino, cittadino italiano, scapolo. Ah, nel portafogli c'è la tessera del Partito Fascista Repubblicano e due biglietti da visita. Uno del conte Alberto Maria Tedesco, l'altro di una tale Sibilla con numero telefonico. Dov'è la domestica? Prego? Domestica, la serva, la donna, come la chiamate? Non ci sta nessuna domestica. Una casa così pulita, in ordine. Un uomo solo e scapolo. La domestica ci deve essere. C'è niente in questura su questo Reinhard? Niente che io ricordi. E io ricordo tutto. È più probabile che ci sia qualcosa da voi. Sì, voglio dire. Non sono più della Muti. Comunque qualcosa c'è, sì, ma è poco. Il medico ha già visto il cadavere? Sì. La prima diagnosi è morte per ferite d'arma da taglio. Sì. Quella mortale al cuore. La seconda in zona inguinale. Forse un tentativo di mutilazione non completamente riuscito. L'assassino non ha dovuto faticare. L'ha trovato con la sua vestaglia. Eh già. Uno sfregio. Gelosia. Bah, forse. Una donna comunque qui c'è stata. Direi una bionda. Bionda? E come lo sapete? Giudicare dal colore del rossetto su questo bicchiere. Un rosso così lo portano soltanto le bionde. L'arma non c'è, vero? No, per ora non l'abbiamo trovata. Tagliacarte. Un tagliacarte? Probabile. È l'unico attrezzo che manca sullo scrittoio. Queste buste sono state certamente aperte con un tagliacarte e anche ben affilato, a giudicare dalla perfezione del taglio. Eh sì, in effetti potrebbe essere. Agente? Agente Albertini, commissario. C'è roba da donna nei cassetti, accessori per il trucco. Niente, solo effetti maschili. Macchie nel letto? Prego. Macchie fisiologiche sulle lenzuola? No, già niente. Tutto in ordine, anche il letto è stato rifatto. Sì, bene. Vi sentite bene, commissario? Avete una brutta scena. Insonnia, dormo troppo poco ultimamente. Di questi tempi facciamo tutti dei sonni agitati, commissario. Sì. Chi vi ha chiamato? Il portinaio. È lui che ha scoperto il morto.
Ha trovato la porta spalancata, è entrato e ha visto... Ci ha telefonato la moglie. Allora non ci resta che sentire il portiere e capire che tipo era questo Reinhardt. Chi vedeva di solito e chi è entrato questa mattina. E se aveva una serva, perché per me una serva ci deve essere. Benissimo. E poi? Sentite. Abbiamo un tizio piuttosto facoltoso. Membro del partito e in relazione con il conte Alberto Maria Tedesco. Sapete chi è Tedesco, vero? È il ministero degli esteri. Allora, questo tizio è stato ammazzato in modo piuttosto sporco. Ma di voi credete che sia possibile fare qualche indagine? Pensate che interessi a qualcuno di questi tempi, con gli americani sotto Bologna? Vi taglio il collo se ci lasciano continuare. Io sto a disposizione, commissario. Ah, ora che scendiamo dal portiere, sì. La tessera gliela faccio vedere io, se permettete. Voi avete ancora quella della Muti. Se la vedono, si prendono paura e non parlano più. Buongiorno, signora. Maresciallo Pugliese, polizia. Stiamo cercando il portiere. Io non so niente. Mio marito non c'è e io non so niente. Sì, però il signore del terzo piano lo conoscevate, vero? So mica io che conosco tutti. Quello è mio marito. Doveva essere una brava persona, quel signore, no? Una brava persona. Con tutte le donne che riceveva a tutte le ore del giorno. Si vede che non conoscete la gente, voi. Cosa volete che sia ricevere qualche brava ragazza al giorno d'oggi? Al giorno d'oggi non ci sono più brave ragazze. Colpa della guerra. Anche stamattina ne sono venute due. Una era quella biondina, un po' strana, la figlia di un conte, diceva mio marito. E un'altra era la morettina, con gli occhiali, strana anche lei. Ma io non so niente. Vedo qualcosa da qui, ma non mi muovo mai. Ho i dolori alle gambe. Sì, va bene. Avete visto qualcun altro salire oltre le due donne questa mattina? Io no. Forse mio marito. E questo l'abbiamo capito. Vostro marito dov'è? Dopo che è arrivata la polizia è uscito per una commissione. Tornerà. Lo spero. Una persona per bene. Un pane che è arrivato a 15 lire al chilo, quando si trova, quel signore buttava via i soldi. Chissà poi chi glieli dava. E se la faceva anche coi tedeschi. Coi tedeschi? Certo. Molte volte veniva un soldato con le mostrine rosse sul colletto, con quel segno... SS, commissario. Meglio così, almeno l'inchiesta finisce prima di cominciare. Signora, ditemi una cosa. Ce l'aveva una domestica, quel signore? Sì, si chiama Assuntina. Mica uno di qui, Una sfollata. Stava da lui fissa, anche se per me sono cose che non stanno mica bene. Ma se n'è andato 3 giorni fa. Che si fa adesso, commissario? Si va al rapporto da questore, il quale appena sentirà i nomi dei protagonisti di questa sporca storia, dove c'è di mezzo il partito, la SS, la figlia del conte tedesco, il corpo diplomatico della Repubblica e il maresciallo Graziani. Sapete che dirà? Che dirà il questore? Dirà quello che sto per dire io a questo ragazzo della milizia che si sta avvicinando con aria cattiva. Ehi voi! Alt! Mostrate i documenti! Questa ti basta? Ecco, allora fuori dai coglioni, ragazzo. Non sono affari tuoi questi. Lasciaci perdere. Scusate, comandante. Io... No, fa niente. Vai. Ecco, sentito. È proprio quello che mi dirà il questore. Maresciallo, sapete dove c'è una farmacia ancora aperta? Dovreste andare a farvi una bella dormita, commissario. Avete proprio una brutta cena. Lasciar perdere. Sei matto, De Luca, cosa dici? In questa storia, caro questore, c'è di mezzo un membro del partito. Questo Vittorio Reinhardt, pugnalato e quasi evirato. Uno che aveva rapporti con l'SS, nonché con la figlia del conte Adalberto Maria Tedesco. Autorevole membro del corpo diplomatico, amico personale del maresciallo Graziani. E mi chiedi perché vorrei lasciar perdere? De Luca, c'è stato un delitto. Un delitto molto grave. E noi non possiamo far finta di niente. E poi, hai fatto tanto per passare dalla Muti alla questura e mi esci con queste fregnacce. Ma non... Se c'è qualcosa che ti preoccupa, se qualcuno ha fatto pressioni su di te o trama perché la giustizia rimanga nell'ombra, è nostro preciso dovere darti pieno appoggio. Sono certo di interpretare anche le intenzioni del segretario del fascio.
vero, camerata Vitali? È ferma volontà del duce, e anche nostra, ovviamente, che la polizia svolga il suo lavoro senza intralci in ciò che le compete. Che arresti i ladri e gli assassini. E che il popolo italiano sappia che nell'Italia fascista la legge, anche in tempi difficili come questi, è sempre legge. Da noi non deve succedere come al sud, dove negri e badogliani fanno il bello e il cattivo tempo. Un caso importante come questo deve servire a mostrare alla popolazione che la polizia c'è e vigila. Va bene, fatemi capire, che cosa volete che faccia? Sei uno dei migliori investigatori della polizia. Lo eri prima di trasferirti alla Muti e lo sei anche adesso che sei tornato tra noi. Investiga, scopri l'assassino. Sì, in forma confidenziale, riservata, naturalmente. Tutt'altro, tutt'altro. Avrete ampia pubblicità sui giornali e ogni mezzo a vostra disposizione, soprattutto ogni appoggio del partito. Vabbè, ho capito. Scopro chi ha ucciso Reinhard. E poi? Poi lo arresti, gli metti le manette e lo porti in galera. E questo è il tuo mestiere, no? Anche se è un conte. Anche se è un conte. Anche se è un tedesco. Un tedesco no, naturalmente, ma questo è ovvio. C'è un'altra autorità. Se ne occuperanno i tedeschi. È ovvio. Ma ora basta con le chiacchiere e mettiti al lavoro. Ti occupi solo di questo caso. E hai un'automobile in dotazione con tutti gli uomini di cui hai bisogno. Il federale ha messo a disposizione la milizia per ogni aiuto possibile. Bene. Commissario De Luca, l'Italia fascista vi guarda. Saluto al duce. Ben arrivato, commissario. Come sa? Lasciamo Pugliese, Albertini. Cosa ci fate qui? È mezzogiorno e per lavorare bene bisogna mangiare, no? Alla Rosina si mangia bene, si spende poco e c'è pure il telefono che funziona. Date retta al commissario, che ci sono qui da 7 anni e tutto il lavoro l'ho fatto da qui. Sedete, sedete. Non sono i metodi che preferisco. E invece questo della Rosina è il telefono che preferisco io, perché non è controllato. Tu bevete, bevete, che non è male, non è male questo vino. È della vendemmia di guerra questo qui, Bevete, bevete. Io vi conosco a voi. Voi siete uno che non si rilassa mai, sempre teso, sempre insonne, sempre con l'emicrania. Sì, sì. A proposito, che ci facevano tutti quegli uomini della milizia nel Palazzo del Morto? Massima collaborazione, un gentile aiuto del federale. Ho ordinato che rivoltino tutto il palazzo alla ricerca dell'arma del delitto. Se non la trovano in casa, la cerchino nei tombini di via Battisti o nelle strade adiacenti. Io la voglio per stasera. Ecco le vostre tagliatelle. Attenti a non bruciarvi la lingua. Faustina, portane un'altra porzione per il commissario. Sarà fatto. Il tempo di cuocere la pasta. Scusate, non avreste un cachet per il mal di testa? Ci guardo. Ma prima provate le nostre tagliatelle. Sono un vero toccasana. Un'altra delle ragioni per venire dalla Rosina è il sedere della Faustina. Beata gioventù. Scusate, commissario, altrimenti si raffredda. Il portiere è tornato? Non si è visto. E la moglie comincia a preoccuparsi. Dice che da quando sono sposati si è assentato solo quando l'hanno richiamato dopo Caporetto. Bisogna farlo cercare. Perché? E che vi ha detto il questore? Ha detto che dobbiamo trovare chi ha ammazzato Reinhard. Forse vogliono qualcosa che distragga la gente. Ah, avremo anche l'attenzione della stampa. Gesù, ma che bella cosa. È proprio il momento per avere il nome sui giornali. Il vostro cachet, commissario. Ma prima mangiate le tagliatelle. Grazie. Bisogna far cercare il portiere. È strano che sia scomparso così, subito dopo il delitto. E bisogna anche cercare la servetta che lavorava da Reinhard. E poi andare al partito e prendere tutte le informazioni che hanno su di lui. Ci andate voi, commissario. Perché se ci vado io a chiedere certe cose, mi buttano fuori a calci. Abbiamo carta bianca, no? Massima collaborazione, lo ha detto il segretario Vitali. E poi, se non collaborano, meglio così. Finiamo prima. Il medico cosa ha detto? C'è un referto? Hanno fatto l'autopsia? Proprio adesso lo volete sapere? Sì, lo voglio sapere adesso. Sì. Va bene. Dunque, Reinhard è morto per il colpo al cuore, sì. Arma da taglio. Un colpo piuttosto preciso. La seconda ferita, quella nella zona inguinale, è stata inferta dopo ed è stata del tutto ininfluente. Probabilmente, come avete detto voi, è uno sfregio. Dovrebbe essere morto nelle prime ore della mattinata, tra le 9 e le 10. Mangiate, come sa, che si raffredda. No, non ho fame, ho mal di testa.
Mangiali tu, Albertino. Se li lasciate. Grazie, commissario. Ecco, appena hai finito le tagliatelle, corri al partito e chiedi informazioni di Reinhardt. Richiesta del commissario De Luca, ordine di Vitali. Poi telefoni alla questura e dirami un ordine di cattura per... Mi schiama il portiere. Galimberti, Oreste Galimberti. Ecco, per quello. Uffici di polizia, commissariati, guardia nazionale, politica, tutti. Anche, sì, anche la legione in muti. Lasciando, di chi possiamo fidarci nella squadra? Di tutti, sono tutti bravi ragazzi e sinceri patrioti. Non intendevo questo, che sento puzza di bruciato. Se intendete ragazzi svegli e discreti, oltre al nostro Albertini c'è la gente in gangaro. Ecco, mettete in gangaro sulle tracce della serra, quella assuntina, che controlli tra gli sfollati. E noi? Noi che facciamo? Che facciamo? Facciamo una visita al conte Adalberto Maria Tedesco. La vittima aveva il suo biglietto da visita nel portafoglio. Non potrà dirci che non si conoscevano. Sono Don Vincenzo Peroni, segretario particolare di Sua Eccellenza, il conte Tedesco. Con chi ho il piacere? Polizia, commissario De Luca e maresciallo Pugliese. Vogliamo conferire con il conte. Certo, certo. Posso sapere il motivo di questa visita? Come ho già spiegato per telefono, si tratta di un omicidio. Un collaboratore del conte è stato assassinato e noi vorremmo raccogliere qualche informazione su di lui, sui loro rapporti. Si chiamava Vittorio Reinhardt. Certo, certo. Da 15 giorni il signor Reinhardt non collaborava più con Sua Eccellenza e da almeno un mese aveva smesso di frequentare questa casa. Il signor Reinhardt si occupava dei rapporti tra Sua Eccellenza e la Santa Sede, ma negli ultimi tempi aveva avuto problemi di salute. Sono problemi che ha superato nelle ultime 24 ore. E comunque vorremmo sentirlo dire dal conte. Certo, certo. Ma Sua Eccellenza è spiacente di avervi accordato un appuntamento che purtroppo non può mantenere. Un affare improvviso. Affari di Stato, sapete, di questi tempi. Ma io me ne frego degli impegni improvvisi. Questa è un'inchiesta ufficiale della questura su un caso di omicidio. Se il signor conte non vuole parlare con noi, va bene, lo farò convocare alla centrale per domattina. Voi non sapete quello che dite. In questura. Non è possibile. Vedrò cosa si può fare. Forse Sua Eccellenza vorrà dedicarvi qualche minuto. O saprà spiegarsi meglio di me. Accomodatevi in biblioteca. Da questa parte, prego. Se volete attendere... Ehi, che cultura! Ma qua dentro ci stanno qualche migliaio di libri. Io lo faccio chiamare davvero in questura, con le guardie. Attenzione, commissario. Già con quel prete qua finisce che fate un passo falso. Magari, così ci tolgono il caso. Non chiedo altro, Pugliese. Oh, commissario, queste sono le tue allegre. Educazione alla morte. Mistica della croce. Ecco. Il martirio di San Sebastiano. Ehi! Mi state disturbando. Oh, scusate, signorina, che così allungata sul divano non vi avevamo viste. Andatevene, mi date fastidio, voglio stare sola. Andatevene, per favore! Ci hanno detto di aspettare qui il signor conte. Non sapevamo che ci fosse qualcuno. Non lo sapeva nemmeno quel prete. Mi piace stare seduta nella penombra della biblioteca, da sola, a pensare. Mi rilassa e mi addormento. Voi? Non lo fate mai? Oh, certo, molto spesso. È il mio passatempo preferito. Voi siete Sonia Tedesco, la figlia del conte. Qui? Sedete qui accanto a me. Sì. Mi piaccio. Sì, certo. E voi? Chi siete? De Luca, commissario De Luca. Oh, siete qui per arrestarmi. Mi dovete perdonare, ma avete fatto qualche cosa di male. Io? Ecco, a proposito, voi conoscete Vittorio Reinhardt? Voi mi siete antipatico. Beh. Lo dirò a lui. Lui mi è simpatico. Brava, ditelo a me. Conoscevo il signor Reinhardt. Lo conoscete da molto? Da quando lo conosce papà. E quando l'avete visto l'ultima volta? Forse quando è venuto qui l'ultima volta. Quando? Venerdì scorso. E questa mattina siete andata da lui? Non mi alzo mai prima di mezzogiorno. E voi, signor commissario, dormite abbastanza? Avete due occhiali. Io... Che tipo è questo Reinhardt? Bello, molto bello. Ma anche molto stupido, sa? Piaceva a tutti. E piaceva anche a voi. Piaceva a tutti. Anche a Valeria. E chi è Valeria?
Sono molto seccato. E tu? Cosa ci fai tu qui? Non sono faccende che possono riguardare una donna, esci? Lasciaci soli immediatamente. Agli ordini, papà. Commissario, ti piacerebbe baciarmi? Signorina, arrivederci. È inammissibile. Sono un amico personale del maresciallo Graziani e del duce. Mi si deve qualche riguardo, no? E non permetto a due scagnozzi della questura di trattarmi come un delinquente. Signor Conte, noi siamo... Ma si guardi. Un ufficiale di polizia non è tenuto a farsi la barba? È questo l'esempio che date alla gioventù in armi della Repubblica Sociale? Fuori di qui immediatamente. Marsch! Noi usciamo subito, signor Conte, ma vi comunico che se domattina non vi presenterete spontaneamente in questura per essere interrogato, verranno a prendervi due guardie. Con le manette. Farò una telefonata a chi saprà mettervi a posto. Sbirro! Ci hanno presi per il culo. A cominciare da quel prete. Conte Tedesco, ma io li porto tutti dentro, padre, figlio e segretario, li faccio sputare sangue. Ah, non ci pensate, commissario. Tanto con tutto il casino che avete fatto, domani vi tolgono il caso e vi mettono all'ufficio passaporti. Magari. Comincio a conoscervi io. Dite, ma siete uno che quando comincia deve finire. Ah, cosa ne pensate della ragazza, quella Sonia, la figlia del conte? Quello che pensate voi, Pugliese. Occhio spento, riflessi lenti, pallore... Poi quel timbro nella voce. Morfina. Sicuramente. Avrei voluto scoprirle le braccia. Sì. Ci siamo. Posto di blocco. Alt! Documenti! Polizia, siamo in servizio, camerata. Che succede? Rastrellamento. Passate pure. Destinazione Germania per quei poveracci. I tedeschi hanno bisogno di braccia. Che cosa se ne fanno ormai? Pugliese, avete notato la contraddizione? Secondo Sonia, Reinhard è stato a Palazzo Tedesco venerdì scorso, mentre il prete ha detto che non lo vedevano da un mese. E chi mente? E poi perché Sonia dice di non alzarsi mai prima di mezzogiorno, mentre la portiera dello stabile dice che l'ha vista la mattina del mezzo? Eh già. Un sacco di cose che non quadrano. E poi c'è questa Valeria. Chi è? Che è questa Valeria di cui parlava la ragazza, anche lei è affascinata dal bel Reinhard. Sì, Pugliese, avete ragione. Questo caso puzza di bruciato. Ma proprio per questo voglio andare fino in fondo. Alberti. I nostri e quelli della milizia sono ancora su, maresciallo, ma dell'arma del delitto ancora niente. Abbiamo frugato dappertutto e quello che abbiamo trovato è un'agenda piena di indirizzi di gente che conta e parecchie fotografie di Reinhard, dall'infanzia alla giovinezza. Ma poi... Guardate qua, commissario. Sì. Questo pacchetto era nascosto sotto il letto, legato alla rete. Indovinate cosa c'è dentro? Ti diverti a fare il misterioso, Alberti. Morfina. Però un altro collegamento tra Sonia Tedesco e Reinhard. Da chi l'avrà avuta? La faccenda è proprio curiosa. Dalle scritte sembra roba dell'esercito inglese, come quella che lanciano con i paracadute ai partigiani. Strano. Sì, è strano, però qualcuno deve avergliela procurata. Non ce lo vede un tipo come Reinhard va in zona di combattimento ad aspettare i lanci degli inglesi e magari battersi con i partigiani o con l'esercito di sua maestà. No, non ce lo vedo nemmeno io. Ah, ho raccolto al partito le informazioni che mi avevate chiesto, commissario. Sentiamo. Reinhard Vittorio, nato a Trento il 22 novembre 1920, entrato nel Partito Fascista Repubblicano il 15 luglio 1944, grazie all'appoggio del conte Adalberto Maria Tedesco. Aveva un incarico come segretario dell'ufficio per i rapporti con la Chiesa e con la diocesi, dove naturalmente nessuno l'ha mai visto. Sì. Piaceva molto alle donne e frequentava il circolo degli spiritisti. Gli spiritisti? Gli spiritisti. Ecco il significato di quel biglietto che aveva nel portafoglio. Sibilla.
Questi spiritisti si riuniscono il venerdì a casa del conte tedesco. Un vero maniaco dell'occulto e del mistico. Sì, sì, lo abbiamo notato dalla sua fornitissima biblioteca. Fanno le sedute attorno al tavolino o cose del genere. Ma è soprattutto interessante per la gente che frequenta il circolo. Come la signora Alfieri. Alfieri, la moglie del professor Alfieri. Altro membro del governo. Già, ma appartenente a una fazione opposta a quella del conte tedesco. Uno spacciatore che ha l'aria di essere il faccendiere personale del conte tedesco, amico di Graziani. Poi il professor Alfieri, amico di Farinacci. Caro Pugliese, l'ufficio Bolli e Passaporti è sempre più vicino. Lo credo pure io. Albertini, il portiere dello stabile è stato rintracciato. Se ne sta occupando in gangaro, dice che ha una sua idea. Allora andiamo a fare qualche domanda alla moglie del portiere. Chissà, magari è tornata la memoria. Magari. Signora Galimberti! Signora Galimberti! Oddio! Che schifo, che puzza di cavoli! Viene da vomitare! Signora Galimberti! Lasciate fare a me, sarà sorda. Forse è in camera da letto, dietro a quella tenda. Signora Galimberti! Gesù! Ma che le hanno fatto? Cristo! Hanno spaccato la testa. È morta. È morta? Me la siete fatta ammazzare sotto gli occhi, con tutta la squadra mobile. È un plotone della Guardia Nazionale Repubblicana qui nel palazzo. No, no, complimenti. Deve aver visto la persona sbagliata. Ora bisogna trovare il marito, è certamente in pericolo, pure lui. Già, sempre che non ci abbiano già preceduto, visto quanto siamo fortunati. Voglio il portiere, lo voglio vivo. E voglio la serva di Reinhard. Pugliese, occupatevi voi di questa poveretta, io me ne vado. Non preoccupatevi, commissario, qui ci pensiamo noi, E voi andate a farvi una bella dormita, ne avete proprio bisogno. Avete una cena, Ah, avete... non vado a dormire, Pugliese, no. Vado da una sibilla. Sì. Vado a farmi predire il futuro, Pugliese. Buongiorno. Avete un appuntamento? Sì, in un certo senso sì. Commissario De Luca, puoi consegnare il mio biglietto alla signora Sibilla? Prego, accomodatevi. Avviso subito la signora. Sì. Dio, che sonno e stanchezza. Potrei addormentarmi qui. Ma guarda un po'. La contessina Tedesco. Siete qui per arrestarmi? Avete fatto qualcosa di male? L'avete già detto a casa mia. Sì. Siete noiosi voi poliziotti. Io faccio sempre qualcosa di male. Non avreste voglia di baciarmi? Sono in servizio. Banale. Ciao, poliziotto. Quella mattina, mentre uscivo dalla casa di Reinhard, ho visto la mamma di Vittorio. Come? Cosa hai detto? La signora può ricevervi. Se volete accomodarvi. Grazie. Prego. Sibilla. Mi aspettavo qualcosa di più misterioso. Oltre al tavolino quadrato, che so... gufi impagliati, drappi neri. Non lavoro mai qui. Io vado a casa di chi mi cerca. Siete il comandante De Luca? Commissario, sono commissario adesso. Quello è un vecchio biglietto da visita. E voi? Voi chi siete? Sibilla. Valeria Sovic. È così che mi chiamo. Cosa cercate da me? Dovreste saperlo. Non siete voi la veggente. Non volete sedervi? Sì. E qual è la vostra specialità? Leggo il futuro. Nella mano, negli astri, nelle carte, nei fondi di caffè. Oh, cosa vedete? Tutto quello che la gente vuole vedere. Ah, allora siete una truffatrice. Al contrario, una benefattrice. Volete bere qualcosa? Sì, grazie. Cosa volete sapere di Vittorio? Lo vedete che siete una veggente. Ditemi tutto quello che sapete di lui.
Reinhard lo conoscevate bene? Lo incontravo tutti i venerdì in casa del conte tedesco, al circolo degli spiritisti. Leggevamo le carte, facevamo delle sedute. Vittorio era scettico, scherzava sempre e il conte si arrabbiava. Beh, io naturalmente ero la medium. Ma chi c'era a questi venerdì da spiritisti? Tanta bella gente. Alcuni andavano e venivano, altri erano degli abitué, come il conte e sua figlia Sonia, o Vittorio... E la signora Alfieri. Silvia? Sì, anche lei era una degli abitué. A volte veniva anche suo marito, ma quando c'era lui non c'era il conte. Circolavano stupefacenti? No. Potete dirmelo liberamente, io non mi occupo di certe cose. Non per me. Sono giochi troppo costosi e pericolosi. Circolava alcol, quello sì. E Sonia finiva sempre ubriaca. Non capito. Questo Vittorio Reinhard aveva relazioni con qualche donna? Aveva relazioni con tutte le donne. Non c'è donna di buona famiglia con cui non sia stato. Oh, era molto bello, affascinante e così deliziosamente vacuo. Forse piaceva a tutte per questo. Anche a voi? Forse, chissà. Ma non credo che questo vi interessi. Anzi, mi chiedo perché vi interessi tanto questa storia. Beh, è il mio mestiere, sono un poliziotto. Però vorrei essere un veggente come voi e leggere nel futuro per sapere come finisce. Io so leggere negli occhi. Sì. E nei miei cosa leggete? Paura. Paura? E di cosa? Conoscete qualcuno che non abbia paura di questi tempi? Non infrango il segreto professionale se vi chiedo che cosa ci faceva qui la contessina tedesco. Non dovrei, ma ve lo dirò lo stesso. Sono come una zia per lei. Mi confida tutte le sue incertezze e i suoi problemi. Ha dei guai con il fidanzato, Alberto De Stefani. Ah, il figlio del sottosegretario agli interni della Repubblica Sociale, naturalmente. Che storia complicata. Io non so più da che parte muovermi. E allora fermatevi. Oh mio Dio, l'allarme! No. C'è un appartamento! Calmatevi, dov'è il rifugio? Oh mio Dio, ma quanti sono? Venite qua, per favore. Sì, venite. Qua, ho paura, tenetevi stretti. Calmatevi, questa è la contraerea. Forse non sganciano qua. Su. Aspettate. Ecco, sono passati, avete visto? Andavano da un'altra parte, forse a Milano o magari in Germania. Scusatemi. No. Quel rumore mi terrorizza. Io vi capisco. Non dovete scusarmi, vi capisco. Valeria. Baciami. Che ore sono? Fuori è quasi buio. Hai dormito come un sasso. Come uno che non dorme da anni. Beh, è quasi vero. Nessuno eri agitato. Parlavi. Ah sì? E cosa ho detto? Era molto confuso. Qualcosa che finiva con la parola rosse. Rosse? È strano. Forse sognavi il tuo lavoro. Tu sei sempre con la testa nel tuo lavoro. Te lo leggo negli occhi. Sei uno che corre senza fermarsi mai. Il lavoro è la tua via di fuga. E da cosa fuggirei? Dalla paura. Ah sì, questo me l'hai già detto. Ma di cosa avrei paura? Che ti ammazzino. Ho preparato del caffè. Non è surrogato, è caffè vero, ne vuoi? Sì, ne ho proprio bisogno. Rosse. Rosse! Ma certo! Le mostrine sono rosse! Cosa? Le mostrine delle SS italiane sono rosse! E allora?
Mi sogno davvero il lavoro mentre dormo. Eh sì, hai ragione tu. Come può osservare, commissario, la lama che ha provocato la ferita principale, quella mortale, è penetrata con un'evidente angolazione dal basso verso l'alto, sì, lievemente spostata sulla destra. Ecco, vede, qui, recidendo l'aorta. Ecco, dottore, è possibile immaginare le caratteristiche fisiche dell'assassino? La sua statura, la forza, se maschio o femmina? L'angolazione dal basso verso l'alto potrebbe suggerire che il soggetto che ha inferto il colpo non sia di alta statura, ma possieda una certa forza. Si tratta certamente di una persona abituata ad attività non troppo delicate, considerato il vigore che ha dovuto imprimere al colpo. Potrebbe essere una donna? L'ipotesi non è da scartare, e soprattutto se consideriamo l'altra ferita, forse un tentativo di castrazione, come voler infliggere una punizione. Dottore, l'assassino potrebbe essersi servito, che so, di un tagliacarte. La lama che ha provocato la ferita mortale doveva essere abbastanza sottile. Sì, potrebbe anche trattarsi di un tagliacarte molto affilato. Finché non troviamo l'arma del delitto possiamo solo fare delle congetture. Comunque ora la lascio al suo lavoro, vedo che i clienti non mancano. Per quei cadaveri non è necessaria l'autopsia. Ribelli sono stati fucilati stanotte. Aspettano solo i becchini. Cercavate commissario De Luca? Sì, se non sei impegnato anche tu con la ditta dei traslochi. In effetti mi hanno chiesto se davo una mano. C'è un sacco di documenti riservati che dovrebbero andare prima a Milano, poi a Salò al Ministero. Che noi si sia impegnati in un'indagine di polizia non frega niente a nessuno, naturalmente. Allora, si sa qualcosa dell'arma del delitto? È stata ritrovata? Ancora niente, commissario. Dunque, io vengo dall'obitorio. La pugnalata è stata inferta dal basso verso l'alto, da persona di media statura, quindi potrebbe anche essere stata una donna. E le donne in questo maledetto caso non mancano, visto che il Reinhard era un risaputo Don Giovanni. Dunque, abbiamo la contessina Sonia Tedesco, per esempio. Un movente lei potrebbe averlo, questa torbida storia di sesso e di droga, no? Oppure c'è la morettina con gli occhiali, chissà, magari un'amante gelosa che quel venerdì mattina ho visto uscire la Tedesco. Però su questa morettina abbiamo troppo pochi elementi, non sappiamo nemmeno come si chiama. Nella lista potrebbe esserci anche quella del biglietto da visita, Sibilla. No, no, cioè sì, ho controllato, ci sono andato a parlare ieri sera, si chiama Valeria Subic, ma non sembra avere un movente, ricontrollerò. Piuttosto c'è la serva da sentire, quella deve saperne di cose. Già. E non abbiamo ancora ascoltato il portiere, che di cose ne deve avere viste anche lui, no? Sempre che non l'abbiano già ammazzato, come la povera moglie. Vabbè, Albertini, che ne pensi? Che volete che ne pensi? Siamo solo all'inizio. Se in gangaro trova il portiere, la serva, forse qualche passo avanti lo facciamo. Ma quali passi in avanti, Albertini? Siamo diventati famosi, come sa? Avete visto qua il giornale? No, non ancora. Siete riusciti a schiaffare la socializzazione della Repubblica in seconda pagina. La prima praticamente la occupate voi. Titolo, Il mistero di Via Battisti. Vittorio Reinhard, un framassone intrigante, un degenerato, dedito al vizio e alle pratiche occulte, eccetera, eccetera. Il conte Adalberto Maria Tedesco e soprattutto sua figlia, la contessina Sonia, sono sotto l'attento esame dell'occhio vigile della polizia. Sentite un po' questa. Il caso è affidato al commissario De Luca, il più brillante investigatore della questura repubblicana. Incredibile. Hanno disatteso tutte le direttive del partito sulla diffusione delle notizie di cronaca nera. Erano anni che non si vedeva un articolo di nera così dettagliato su un giornale. Appunto. Che sia il colpo di grazia sul nostro caso. Volete dire che ci possono incolpare di aver spifferato la storia al giornale e che la censura lo può far sequestrare? No, la faccenda può anche essere più intricata e più pericolosa. Potrebbero usarci per un regolamento di conti tutto politico, tutto interno al partito. Altro che brillante investigatore. Sono un coglione, sono. Ma no, che dite? E voi pure, maresciallo. Io? Le mostrine. Ricordate le
mostrine, Pugliese? La portinaia ci ha parlato di un ufficiale delle SS con le mostrine rosse che frequentava Reinhard. Ma le SS hanno le mostrine nere. Non è vero, Pugliese? Gesù, che stupido! Ma certo! Solo le SS italiane portano le mostrine rosse. Infatti, adesso sarà facile trovarlo, il bastardo. Sono pochissimi gli ufficiali italiani arruolati nelle SS. Qui in città poi ce ne saranno solo un paio. Albertini, questo è un lavoro tuo. Vai alla legione e torna con i nomi. Andare a bussare alle SS in questo momento? Sai come entri, non sai come esci. Albertini, tocca a te. Vabbè. Ho anch'io una sorpresa, commissario. In gangaro ha fatto il giro del palazzo della vittima. E finalmente è saltato fuori il nome della serva di Reinhard, Assuntina Manna. Oh, era ora. E dov'è? Commissario, quelli li chiamano sfollati proprio perché non hanno una casa. Non è facile rintracciarli. Ma in Cangaro sta facendo ricerche alla Previdenza Sociale e all'Ufficio del Lavoro. Vedrete che la troverà. Sì. Commissario, il signor questore vi attende nel suo ufficio. Immediatamente. Ho visto? Addio al caso Reinhard. Peccato però. Cominciavo ad affezionarmi. Mi voleva, signor questore? Commissario! Camerata De Luca! Buongiorno, signor segretario. Ho letto i rapporti di De Luca. Bene, molto bene. Avete fatto un buon lavoro con la vostra squadra. Proseguite così. Sì. Come avrete visto, avete l'appoggio di tutta la stampa della Repubblica Sociale. Solo chi teme la giustizia fascista e trama nell'ombra per tradire può tentare di fermarvi. Ma la polizia fascista ha il dovere di gridare il più deciso «me ne frego!». Dico bene, signor questore? Benissimo. Ma sedete, De Luca, e fateci il punto della situazione. I rapporti indicano che state seguendo una direzione precisa. Sì, sì, per la verità ce n'è più di una. Dunque, stiamo cercando la cameriera del Reinhard, che deve averne viste le cose in quell'appartamento. Poi il portinaio, sparito subito dopo la scoperta del delitto, e al quale hanno ammazzato la moglie, probabilmente una testimone scomoda. Poi c'è la pista degli abitué del circolo degli spiritisti, che frequentano la casa del conte tedesco, dove Reinhard era di famiglia, e aveva certamente una relazione con la contessina Sonia. Ecco, questa è la pista giusta. La contessina tedesco è una specie di pazza, una incosciente, che passa da un letto all'altro di tutta la città e che più di una volta ha messo in imbarazzo il padre. E non ha certo bisogno dell'allegra figliola per fare la figura del fesso. Sì, 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 certo, certo, molti indizi convergono su questa Sonia tedesco. Però ci sono altri elementi che non possiamo trascurare. Per esempio, c'è la morfina. Sì, tutta quella morfina paracadutata dagli inglesi alle bande ribelli, che invece si trovava in casa del Reinhard. Beh, da chi l'ha avuta? A chi la consegnava? Certo, non tutta Sonia tedesco. Poi c'è il circolo degli spiritisti. Degenerati, canaglie e massoni. Sì, ci sono molti affezionati in quel circolo. La signora Alfieri, per esempio. Silvia Alfieri. Silvia? No, 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 no. Lo escludo categoricamente, nel modo più assoluto. Il professor Alfieri è un uomo illustre, fascista della prima ora e membro del governo. E poi Silvia, una madre che ha dato alla patria un figlio caduto sul fronte russo e quello più giovane che milita nella legione SS. Ah, come dite? Il giovane Littorio. Un esempio di dedizione agli ideali della Repubblica Sociale Italiana. Lasciate perdere, De Luca. È una pista sbagliata. Insistete su tedesco, invece. E tirate diritto. Sapete che tedesco ieri pomeriggio mi ha telefonato per farvi togliere il caso. Non vi pare già una missione questa? Sì. In quella casa aristocratica, filomonarchica e papista c'è odore di folle gelosia, orge, riti massonici. Quella è la pista giusta. La pista giusta, De Luca. Bene, allora la seguirò. Continuerò a seguirla. Pugliese? Che c'è, commissario? Il questore vi ha fatto i complimenti. La porta, chiudete la porta. Sì. Siamo nella merda. Ci stanno usando. Siamo al centro di una lotta politica tra la cricca del professor Alfieri e quella del conte tedesco. E Vitali ci usa come arma personale per sputtanare il conte. Del delitto se ne fregano quelli. Queste guerre non mi piacciono. Ho cercato di non finire all'ovra proprio per evitare certi guai. E mo ci metterò di mezzo. Mettete un po' di gente dietro al tedesco e fate pedinare la contessina. Scegliete voi gli uomini, magari tra quelli che poi vanno a riferire. Facciamo come vogliono loro. E intanto noi andiamo avanti per conto nostro. Commissario, in gang.
prima di entrare si aspetta che si dica avanti. Scusate, commissario, una notizia importante. Sì. Ho scoperto dove sta il portiere, il Galimberti. Ah, e dov'è? Pensate, è proprio in questa strada, al 21. E che c'è al 21? C'è la Gestapo, commissario. L'hanno arrestato ieri. Ah, e ci mancava la Gestapo. Pugliese, muoviamoci. Andiamo a fare una visita ai colleghi tedeschi. È quasi mezz'ora che aspettiamo, commissario. Pugliese, siamo alla Gestapo. È meglio non protestare. Bitte, il tenente vi può ricevere. Buongiorno. Ho visto i vostri documenti. Siete il famoso commissario De Luca. Sì. Io mi chiamo Dietrich. Lieto di conoscervi. Molto lieto anch'io. Il mio collega, il maresciallo Pugliese. Buongiorno. In che cosa posso esservi utile? Ecco, abbiamo saputo che ieri avete arrestato un uomo. Da chi avete saputo? Da una nostra fonte, tenente. Ecco, l'uomo che detenete si chiama Oreste Galimberti ed è un testimone molto importante in un'indagine della questura repubblicana. Dobbiamo interrogarlo, fargli alcune domande. È una indagine di questura? Certo, è un caso di omicidio. Ma voi avete documenti della lezione Ettore Muti, sezione speciale politica polizai, Nishwar? No, non sono più della Muti, adesso sono alla questura. Però se serve un'autorizzazione posso telefonare subito al questore. Ja, gut, non è necessario. Prima di guerra ero anch'io nella criminal polizai. Sono lieto di favorirvi. Bene. Che fate? Das Register der Gefangenen von gestern. Zum Befehl. Jawohl, lasse sie. Dunque, vediamo. Galimberti con la Chetticato. Galimberti Oreste, ja. Ecco, arrestato 17 aprile 1935. Denuncia anonima per sospetta attività terroristica. Sì, lo abbiamo noi. Ecco, bene. Possiamo vederlo? Voi potete, ja. Ah, un momento. Vedo che il suo nome è Vernichter nella colonna di scarico. Non è più qui, alla Gestapo. E chi ce l'ha adesso? L'avete passato alla Muti? Oppure alla decima massa? È una informazione confidenziale, ma posso fare uno strappo alla regola per voi, collega. Schauen Sie, was für ein Zufall! Quanti, che combinazione! Proprio adesso sta passando il cortile. Guardate di finestra! Oh, Gesù! È proprio Galimberti! Lo stanno buttando su un camion! L'hanno massacrato! L'hanno ammazzato. Ce l'hanno soffiato, Pugliese. Anche questo. Tenente, quell'uomo è il nostro testimone. Però è morto. Può essere un incidente, capita a volte. Ein Unfall, collega. Dove andiamo, commissario? Dirigetevi verso la periferia, sulla strada per Forlì. Ma che ci andiamo a fare? Ma ancora non lo so. E mo che si fa? Mo che si fa, ma non sapete dire altro. Siete voi il capo. Io quello che si deve fare, lo so. Arrestiamo Sonia Tedesco e la finiamo lì. Sarebbe semplice. Ma a noi le cose semplici non piacciono, nicht wahr? Se Galimberti non si faceva fregare così. Una telefonata per denunciarlo. Che coincidenza, eh? Galimberti ha sicuramente visto la donna che è salita per ultima dal Reinhardt. Perché è stata una donna. E c'entra il sesso. Lo prova la seconda coltellata ai genitali. Non è a Tedesco? O la moglie del professor Alfieri? O qualche altra? La Sibilla? Quella Valeria Suvic? No, non credo. No, ci mancano troppi elementi. Purtroppo manchiamo di informazioni sull'Alfieri. Ma vista la situazione non le avremo mai. La moglie del sottosegretario degli interni lo saprebbero subito tutti. Da questore al duce in persona. Non so io dove trovarle le informazioni. Sulla statale per Forlì, appena fuori dalla città, dove ci sono le nuove case popolari. Mi lasciate lì, Pugliese. E voi ve ne tornate in questura. Ma agli ordini. Buongiorno, comandante. Buongiorno. Siete tornato alla Legione Muti? No, solo nostalgia.
Vedo che qualcuno ha avuto il tempo e il coraggio di scrivere un augurio sul muro. Preparatevi, assassini. Terroristi. È in corso un'indagine interna. I ribelli hanno anche tirato delle granate 2 giorni fa. Il capitano Rassetto è in sede. Lo trovate nel suo ufficio, comandante. Avanti. Sono io, comandante Rassetto. Questa poi! De Luca! Ma ero sicuro di non vederti più. No, accomodati, accomodati. Grazie, grazie. Ormai il tuo nome lo si legge sui giornali, eh? Sei diventato famoso. No, 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 quel nome non ce l'ho fatto mettere io, credimi. Ti credo, perché in questo momento non è igienico esporsi troppo. Appunto. Dai un'occhiata a questo volantino. Del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia. Una lista di fascisti da eliminare. Al primo posto c'è il mio nome e al quinto il tuo. Ma io sono un poliziotto. E noi no. Credevi di esserne fuori solo perché dalla legione ti sei trasferito alla questura? Se qui finisce male, tempo un'ora, siamo tutti contro un muro. Ma io me ne frego, perché vinceremo. Se non ci facciamo fuori prima tra di noi. E allora? Cosa vuoi da me, camerata? Informazioni. Sono nella merda. Voglio informazioni su Alfieri. So che c'è un fascicolo nello schedario. Ma sì, va bene, sì. Ci sono. Quel tipo sta sul culo anche a me. Il professor Fabio Alfieri è un fascista di ferro, squadrista della prima ora. Sì. Amico di Farinacci e dei tedeschi. È un antigiudeo dei più intransigenti, collaboratore di Vita Italiana, la rivista di Giovanni Preziosi. Ma intanto fa il doppio gioco. Sta in contatto col Comitato di Liberazione Nazionale per conto dei tedeschi. Ogni tanto fa uscire un ebreo o un rosso che conta. Si prepara al dopo, il bastardo. Il figliolo Vittorio, fascista modello, ufficiale delle SS italiane, fa da tramite con tutti. Una vera puttana. La moglie del professore, Silvia, frequenta il circolo degli spiritisti per spiare il grande avversario del marito, il conte tedesco. Doppio giochista anche lui, ma con gli inglesi. Negli ultimi tempi la signora ha passato parecchie notti fuori casa in un appartamento di via Battista. Al numero 15, questo lo sappiamo anche noi. Già, proprio lì. Insomma, hai capito, no? Si stanno preparando a calare le braghe, queste mezze cartucce, e sono in concorrenza per farlo nel modo più sicuro. Che schifo! È il mercato dei Volta Gabbana. E la paura, amico mio, la fottuta paura di finire contro un muro. Dov'è il telefono? È lì, ma cosa succede? Guarda, guarda fuori dalla finestra. Cosa vedi giù in strada? C'è un uomo con un impermeabile scuro appoggiato al muro. Adesso lo ha raggiunto uno con un ciupotto. Pugliese, sono io, sì. Oddio, credevo di non trovarvi più. 3 uomini mi hanno seguito. Ma sì, mi vogliono fare la pelle. Prendete con voi qualcuno e venite subito. Sono a... Dove siamo qui? Viale Impero 21. Viale Impero 21. Sì, venite armati, subito, forza! Chi sono? Uomini di tedesco o di Alfieri, non lo so. Forse sono partigiani. Ma no, no, non credo, lo so, forse no. Adesso, vieni qua, siediti. Stai tremando. Ho avuto paura. Mi hanno seguito fino a qui, ci ho mancato un pelo. Vieni qui, abbraccia. No, scusa. Io voglio chiederti una cosa, dovevo chiedertela subito. Tu sei stata a casa di Reinhardt quella mattina. E perché me lo chiedi? Perché voglio saperlo. Sei andata da lui quella mattina? Sì, sono stata da lui, ma non l'ho ucciso. Perché ci sei andata? Ma cos'è un interrogatorio? Sì, è un interrogatorio. Sei stata con lui, tu. Questo non ti riguarda. Ma mi riguarda come? Lo hanno ammazzato, Reinhardt, e io sono un poliziotto. Se vuoi sfogarti perché hai avuto paura, fallo con qualcun altro. No. Sì, sono stata con lui. Era molto bello, io sono una donna adulta e libera. Sono stata anche con te, no? Sì, sì. Devo giustificarmi anche per questo, signor poliziotto? No, scusa. Quando eri da lui quella mattina, hai notato qualcosa sul tavolino del salotto?
C'erano due bicchieri. Uno era sporco di rossetto. Ecco. L'ho fatto notare anche Vittorio per prenderlo in giro. Non ero gelosa, non mi importava niente di lui. Aspetta. Sono i miei, sono arrivati. Ora scendo, tu non avere paura, non verrà nessuno a infastidirti. Io devo andare. Fa come vuoi. Non è più prudente che uno di noi vi accompagni in casa, commissario? E magari lascio qualcuno di guardia. No, è tutto a posto. A domattina, pugliese. A domani, e cercate di dormire, sì. Avete una cera. Papu, andiamo in cinema, Marco. Potevo anche spararti. Che ci fai per terra, contessina? Ti aspettavo. C'è un uomo che mi segue. Ah, davvero? Sì. Avanti, alzati. Allora, avevi qualcosa da dirmi, signorina Tedesco? Non sono stata io a uccidere Vittorio Reinhardt. Sai che comincio a crederti. E allora perché mi fate pedinare? C'è qualcuno che ci spia, me e Alberto. Tutti gli amici ci evitano. E poi i giornali, perché? Stai calma, è una brutta storia. Io non so più da che parte muovermi. Se seguo te, tuo padre mi fa ammazzare. Però se non ti seguo, mi fa ammazzare il federale. La SS mi ammazzano i testimoni. Il Comitato di Liberazione Nazionale mi ha messo in cima a una lista di fascisti da eliminare. Come faccio a proteggerti, Sonia? Allora siamo già condannati, io e te, poliziotto. Vuoi fare l'amore con me? Piantala, perché non entri in casa? L'uomo si è nascosto. Sì, mi sta spiando. No. Mi spia. Io vado. No, Sonia. Vado. Sonia, vieni qua, dove vai? Sonia, non puoi uscire, c'è il coprifuoco. Devo andare, mi stanno aspettando. Torna qui, Sonia. Rallenta, Marco. Non si preoccupi, maresciallo. Il gangaro è un vero mastino, commissario. Sì. Quando deve trovare qualcuno, prima o poi lo trova. Sì, un vero segugio. Sfortunatamente il portinaio di via Battisti l'ha trovato quando era già ospite della Gestapo. Il cadavere. Un errore, si è scusato il tedesco. Ein Unfall. La serva di Reinhardt, Assuntina Manna, sta in una di queste baracche. Il gangaro ci sta aspettando nelle vicinanze. Devo dare dell'occhio. Ah, eccolo là. Fermati, Marco. Mi fermo, Marcia. La baracca è quella là, commissario. Quella con davanti i panni stesi. La serva deve essere dentro perché non c'è altra uscita che quella porta. Abita con la madre e un fratello, Bruno Manna. Uno che è già stato un nostro cliente. Dai, andiamo a prenderla. Voi state sui lati della baracca. Io cerco di farla uscire. Polizia, aprite subito! Oh, beh, che è sta caciara? Polizia, cerchiamo Assuntina Manna. Non c'è sta più qui, e levatevi dai piedi. Al tempo, Manna. Forse ci puoi dire dove sta tua sorella Assuntina. Oppure ce lo vuoi raccontare in questura? Avanti. Fanculo a questura. Se non c'è sta, non c'è sta, come te lo devo di dire. Deve essere maleducato, Manna. Invitaci in casa, eh? Giù le mani, qui Assuntina non c'è sta. Assuntina, scappa, Assuntina, non c'è sta. Se è così, ce lo dirà lui. Era ora. Ammanettate quell'energumeno. Voglio fare qualche domanda a questa ragazza. Su, vieni qui. Allora, se stai calma non succede niente a Bruno e non succede niente neanche a te. Va bene?
Siediti lì, su quella panca. Io non ho fatto niente. Va bene, meglio così. Non sono qui per arrestare nessuno. Senti un po', tu eri la cameriera di Vittorio Reinhard, vero? Sì, ero la serva del signor Reinhard. Ma non so nulla, perché lui mi ha mandato via già da 6 giorni. E non sei più tornata a casa sua? No. Sicura? No. No. Va bene. Assuntina, perché ti ha mandato via? Non lo so. Lui ha fatto così. Dopo un po' si stancava e le serve le mandava via. Ma cosa faceva il signor Reinhard? Che so, stava in casa, usciva, vedeva gente. Sì, usciva. Usciva tutte le mattine sul tardi. E il venerdì sera venivano donne in casa e un soldato. Ma io non conoscevo nessuno. E cosa facevano col signor Reinhard? Gli portavano qualcosa? Non lo so, lui mi mandava fuori a fare le commissioni. A volte mi diceva di rimanere fuori la notte. Senti, veniva una ragazza bionda, una certa Sonia. Sì, spesso. Una volta l'ho trovata sulle scale, che piangeva. Il signore l'ha fatta entrare, quando è uscita era strana. Già, certo. E di un po', veniva anche una signora dai capelli rossi. Sì, la signora Valeria. Era l'unica gentile con me. Ce n'era un'altra invece, che era antipatica. Una dai capelli neri con gli occhiali. Il signore la chiamava Eccellenza, per scherzare. Ma una volta li ho sentiti litigare e lei era molto arrabbiata e gridava: lascia stare mio figlio! Senti un po', Assuntina. Con te, il signor Reinhard, non ha mai... No, mai. In questura, Marco. Ah, ragazzi, le armi a portata di mano, eh? Ci possono essere sorprese a qualsiasi angolo della strada. Che vuole, come sa? Quelli sono terroni. Vedono la polizia e perdono la testa. Quel Manna, il fratello di Assuntina, è un brutto tipo, pregiudicato, svelto con le mani e pure con il coltello. È uscito ieri di galera. Forse facevamo bene a portarlo via, gli avevamo già messo le manette. In gangaro, quello. Protegge la sorella come farebbe un pappone. Non la fa avvicinare da nessuno. Lui dice che lo fa per rispetto al fidanzato di Assuntina, che si trova in Grecia dal 40, con un reparto di bersaglieri. Sì, lasciatelo perdere, abbiamo già abbastanza guai. Commissario, ve l'ho detto ad Albertini. No. E non si è fatto più sentire da ieri, e la cosa mi preoccupa. Ha telefonato dalla legione SS, dove per poco non lo arrestavano per avere chiesto informazioni sul figlio del professor Alfieri, Vittorio. Comunque, ha saputo che è sottotenente e adesso sta sulle colline a cercare ribelli. Insomma, tentava di saperne di più. Dobbiamo saperne di più. Che ci serve? Il questore ha detto di insistere ancora sulla pista tedesco. E di stringere. Stringere una sega. Sonia Tedesco è solo una povera ragazza disperata. Reinhard le procurava la morfina, non vedo perché dovesse ucciderlo, no? Poi c'è la storia del bicchiere sporco di rossetto visto da Valeria. A Sibilla, ecco. Va bene, se davvero l'ha visto vuol dire che Sonia era già uscita e Reinhard era ancora vivo, no? No, io sto pensando a qualcun altro. E a chi? Alla moglie del professore. La signora Alfieri, la morettina che andava sempre da Reinhard e che ci litigava per il figlio. Quanto darei per interrogarla a modo mio? A modo vostro? Sì. Non siete più nella legione muti, commissario. Già. C'è un blocco. Che facciamo? Di lì non si passa. Ribelli. Sparano da un tetto.
Dovete fare dietro fronte. Grazie, camerata. Marcon, cerca una strada per tornare in questura, va? Passo da via Caboto, maresciallo. No, aspetta, Marcon. Io scendo qui, non vengo in questura. Vado alla trattoria della Rosina, dove ci si può muovere e si può telefonare senza essere controllati. E che, commissà? Dovete telefonare all'amorosa o farvi predire il futuro. Rosina, mi fate un caffè, per favore? Subito, commissario. Pronto a casa Subic? Sì, desidera. C'è la signora Valeria. La signora non c'è, è uscita e tornerà più tardi. Ti devo dire? No, non importa, richiamerò più tardi, grazie. Il suo caffè è pronto, commissario. Grazie, Rosina. Rosina, non avresti una compressa per il mal di testa? Ho quelle che mando giù quando ho le mie cose. Sì, vanno bene anche quelle, grazie. Pronto, comando legione SS. Sì, con chi parlo? Sono il commissario De Luca della questura. Sto cercando l'agente Albertini. L'agente Albertini? Sì. Un momento, passo il maresciallo Di Matteo. Sì, grazie. Maresciallo? Sì, pronto. Maresciallo, buongiorno, sono il commissario De Luca della questura. Buongiorno. Dunque, io sto cercando l'agente Albertini, uno dei nostri. Ieri è stato da voi per alcune informazioni, cercava il sottotenente Alfieri. Sì, lo ricordo. Ha chiesto proprio a me del sottotenente. Sì. Ma Alfieri non c'era, perché ieri era il suo giorno di riposo. Sa, hanno beccato un altro lancio degli inglesi, per i ribelli sulle colline. È il quarto in un mese. Poi il vostro agente è uscito insieme a un legionario. E sapete con chi? No, non lo conosco. Qui c'è una confusione in questi giorni. Sì, immagino. Grazie, maresciallo. Niente, salve. Ecco, commissario, la compressa con un po' d'acqua. Sì. Ma dovreste mangiarci sopra qualcosa. Avete una faccia così sbattuta. Non ho tempo di mangiare. Grazie. Sì, pronto. Casa Suvic? Sì, desidera? La signora Valeria. La signora non è ancora tornata. Chi devo dire? Se dirmi dove è andata, per favore. Io non so niente. Chi devo dire? Non importa, lascia stare, non importa. Il caffè, commissario, sì. Ormai sarà freddo. Arrivo. Commissario, lascia. Hanno trovato Albertini in un prato della periferia, buttato in un fosso. È morto. Sparato qui. Di sicuro un'esecuzione. L'hanno fatto inginocchiare e gli hanno sparato un colpo alla nuca, guardate. È scivolato nel fosso faccia in giù. Povero ragazzo. Chi l'ha trovato? La guardia scelta, anaclerico, è lì. Sì. Su, racconta. Passavo in bicicletta e l'ho visto. Chissà da quanto era lì. Ma da queste parti non dice mai niente a nessuno. Hanno paura di tutti. Aveva questo foglio sulla schiena. L'ho preso perché sennò volava via. Porco fascista. No, non sono state le bande ribelli, no. Non con Albertini. Perché no? Perché loro non lo ammazzavano ad Albertini. Ma non fatemi dire di più, commissario. Senza volerlo, è finito a curiosare in un traffico molto sporco e di questi tempi si ammazza per molto meno. E secondo me non sono stati nemmeno quelli di Tedesco. Sennò ammazzavano a voi, commissario. Dica a lui. Sì, certo. Non è da escludere. E se andiamo a fare domande alla legione SS, ci ammazzano pure a noi. Già. Che mestiere in merda. Allora, che si fa? Che si fa? A questo punto non ci resta che andare a casa Alfieri. È ora di conoscerla bene, questa famiglia. Il tenentino delle SS, Vittorio, e sua madre, la brunetta con gli occhiali. Ma il questore ha raccomandato di arrestare Sonia Tedesco. Ha pure telefonato. Agliese. Io me ne frego del questore. Ingangaro, resta qui fuori e non fare uscire nessuno, capito? Agli ordini, commissario. Shh, dei passi, sta arrivando qualcuno. Chi è?
Comunicazione urgente dal partito per il professor Alfieri. Aprite, per favore. Polizia, chi c'è in casa? C'è la signora Alfieri. Ma voi non Vittorio siete... Alfieri dov'è? Il signorino non c'è, è fuori. E dov'è la signora Alfieri? Avanti, portaci da lei. È nel suo salotto, di qua. Signora, Nenè, ti avevo detto di non far entrare. Mi scusi, signora. Nenè non ha colpa, signora Alfieri. Avete così freddo per accendere il camino a fine aprile? Sì. Ah, capisco. Carte che bruciano. E voi chi siete? Polizia, commissario De Luca e maresciallo Pugliese. Signora, dobbiamo farvi alcune domande. Uscite subito da questa prima casa. Ho bisogno di certi chiarimenti da parte vostra. Anzi, di molti chiarimenti. Il professor Alfieri non è in casa? Mio marito è a Milano, col Duce. E quando saprà di questa irruzione? Mi aspetta, ne ho molta fretta, come potete notare, per cui se non vi spiace, devo chiedervi di andarvene. Prima dovete rispondere alle mie domande. Su, sedetevi. Nenè, vai subito a telefonare alla polizia e chiedi del questore. Sì, signore. No, Nenè, tu non ti muovi, tanto il questore starà facendo le valigie pure lui. Avete fretta di andarvene, eh? Bene, e io vi arresto per l'omicidio di Vittorio Reinhardt. Siete matto? Sì, può darsi, ma prima vi sequestro i documenti che state bruciando, poi vi faccio fare il giro di tutti i commissariati dell'Alta Italia. Prima che il questore vi trovi, la guerra sarà già finita. Nenè, per favore, spegni la radio. Subito, signora. Avete da accendere? Prego. Cosa volete sapere? Voi avete ucciso Reinhardt. Mi sembra una domanda questa. Io ci andavo a letto con Vittorio, come tante altre. Mi piaceva. Lui era speciale a letto. Beh, se non lo avete ucciso voi, allora lo ha ucciso vostro figlio Vittorio. Cosa? Sappiamo che aveva un traffico di morfina con Reinhardt. Lui la prendeva dai lanci degli inglesi e Reinhardt la spacciava. Hanno avuto dei contrasti. E lui l'ha ucciso, inscenando un delitto a sfondo passionale. Poi ha fatto ammazzare uno dei miei uomini, che stava curiosando pericolosamente sulla faccenda. Non avete capito niente. No? E avete capito troppo. Littorio non c'entra. Lui quella mattina era in servizio con la Legione SS in collina. Mio marito e i suoi amici sono degli illusi. Credono di poter trattare, di costruirsi uno spazio per il dopo. Ma qui si sta sfasciando tutto. Non c'è tempo! Collaborare. Appena il fronte si rompe, li prendono tutti e li mettono al muro, senza neanche chiedergli il nome. Io e Littorio volevamo andare in Svizzera, ma ci vogliono soldi. Ecco perché ci siamo messi in affari con Reinhardt. Littorio gli vendeva la morfina e lui riforniva il giro che conta qui in città. Dov'è Littorio adesso? Dissolto, volato via. Ha disertato questa mattina ed è passato con i partigiani. Oh, un bel esempio di coerenza. Sentite, una curiosità. Perché avete litigato con Reinhardt? Io lo odiavo. Ma aveva un modo di fare così. E poi era così bello. E io ci tornavo sempre. Lo sapevo che era un bastardo che andava a letto con tutte, ma non mi importava. Il nostro era uno scambio alla pari. L'influenza di mio marito per le sue doti. Ma quando gli ho fatto conoscere Littorio, si è portato a letto anche lui. Anche lui! Mio figlio, capisce? Il mio Littorio. Bastardo pervertito. Quella mattina sono andata da lui solo per concludere l'affare della morfina. Perché il tempo stringeva e volevamo partire. Ma era già morto. Tutto questo è da dimostrare. Ma credete davvero che sia stata così stupida da tirare il collo alla gallina dalle uova d'oro? Senza quell'incidente, a quest'ora sarei già in Svizzera con Littorio, invece di bruciare documenti nel camino. Ma allora è per questo che sono morti anche il portiere e sua moglie. Perché vi avevano vista uscire da casa Reinhardt prima di scoprire il cadavere. Hanno tentato di ricattarmi quei due stupidi. Ma io ho riferito tutto a mio marito. Non sapevo neppure che fossero morti. E francamente non me ne importa proprio niente. Siete soddisfatto adesso? Ora, se non vi spiace,
Vorrei continuare il mio lavoro. Stanotte devo assolutamente partire per Milano. Nenè? Sì, signora. Accompagna i signori alla porta e riaccendi la radio. Conosci mia cugina, che tipo originale, moderna, sai, carina, non puoi trovarle uguale. Appena in tempo, commissario. Abbiamo risolto il caso proprio sul filo. Voi lo sapevate? Perché? Chi lo dice? Lo dice il giornale, edizione del pomeriggio. Allora, 24 aprile 1945, nostro servizio. La contessina Sonia Tedesco e il suo fidanzato, Alberto De Stefani, messi alle strette dalle prove inoppugnabili emerse durante le indagini condotte dal commissario De Luca e dalla sua squadra, si sono uccisi ieri pomeriggio avvelenandosi. Il gesto disperato conferma senza ombra di dubbio la responsabilità dei due giovani nell'omicidio di Vittorio Reinhardt. Complimenti, commissario. Il caso è chiuso. Che dite, ce l'avremo un encomio? Non l'ha ucciso Sonia. Non è lei l'assassino. Perché? Perché si sono uccisi? Erano due disperati, commissario. Dove la trovavano la morfina con mezzo commissariato alle calcagna e il loro fornitore morto ammazzato? Il caso è chiuso, commissario. Già. Prima di fare le valigie, il questore e il federale Vitali vorranno vederla. Però io non voglio vedere loro. E che gli dico se vi cercano? Ditegli che ero stanco e che sono andato a casa a dormire. Me lo merito, no? Ho risolto un caso in soli 3 giorni. Un vero primato. Ciao, Valeria. Cosa fai qui a quest'ora? Non è così presto. Sono molto stanca, sono stata fuori tutta la notte, sono rientrata da poco e vorrei dormire. Vuoi andartene, per favore? Volevo parlare. Non voglio parlare con te. Non voglio vederti mai più. Voglio andare a letto. Vattene. Ma fammi entrare. Ma sei pazzo. Forse sono solo stanco. Allora vattene a casa. Oppure torna in questura a prenderti un'altra medaglia. Ma sei una stupida. E tu un assassino. No! Cosa hai detto? È come se li avessi uccisi tu, Sonia, e quell'altro disgraziato. È morta tanta gente in questa storia. E per cosa, eh? Per un bastardo come Reinhardt. Oh, che schifo. Comunque, il tuo caso è chiuso, no? No, c'è ancora tutto da scoprire e io ho un sacco di domande da farti. Non voglio dirti più niente. Devi farlo. E perché? Cosa mi farai? Mi legherai a una sedia e mi brucerai con una sigaretta come facevi quando stavi alla mutua? Io non l'ho mai fatto! Facevo soltanto il mio mestiere, facevo il poliziotto e basta. E raccontalo ai partigiani questo. Senti, a casa di Reinhardt quella mattina ci siete andate in 3. Per prima Sonia e per ultima l'Alfieri. Però Reinhardt era già morto. Quindi potresti averlo ucciso tu. Quindi dammi almeno un motivo per escludere che l'abbia ucciso tu. Dammelo tu il motivo. Perché devo averlo ammazzato io? Reinhardt mi era del tutto indifferente. Che fosse vivo o morto mi importava solo quando andavo a trovarlo. Perché quello che sapeva fare lui non lo sapeva fare nessuno. Valeria, dove sei stata stanotte? Sono stata fuori, ma non ho ammazzato nessuno. Però se vuoi, puoi arrestarmi per procurato aborto. Cosa? Tranquillo, non era per me. Era per una ragazzina che il fidanzato ha lasciato nei guai. E guarda che combinazione, era proprio la domestica del tuo amico Reinhardt. Assuntina? Sì, Assuntina. Anche per lei sono come una zia. Il fidanzato l'hanno preso i tedeschi qualche giorno fa in un rastrellamento. Lei voleva un dottore e io ce l'ho portata. Il fidanzato? Sì. Il fidanzato? Il fidanzato è al fronte, in Grecia o chissà dove. Assuntina non lo vede da 4 anni. Al fronte? Sì. Come? Oh no. Oh no, oddio mio, ti supplico. Dio, che stupido che sono. Ecco, ora il caso è davvero chiuso. Devo andare. Dove vai? Cosa vuoi fare? No, non farlo, ti prego, non farlo. Reinhardt è un bastardo. Lei è una ragazzina. È solo una ragazzina. Thank you.
quando gli ho detto che aspettavo un bambino, lui si è messo a ridere, a ridere, a ridere. E io non ci ho visto più. Ho preso il tagliacarte dalla scrivania e l'ho colpito nel cuore con tutta la forza che potevo. E poi, quando era già a terra, l'ho colpito di nuovo tra le gambe con rabbia. Tornando a casa, ho buttato il tagliacarte dentro un portone, dove vi ho già detto. L'hai raccontata a tuo fratello, questa storia? No. No, mi avrebbe ammazzata di botte. Nemmeno a mia madre l'ho detto. A nessuno. Che facciamo, commissario? La portiamo dentro, questa poveretta? Che domande fate, pugliese? Verbalizzate e poi portatela dentro. È colpevole di un delitto. Maresciallo, siamo poliziotti. Noi li arrestiamo, gli assassini. Già. E poi voglio vederli in faccia, quei due figli di puttana, il questore e il federale, quando gli sbatto la verità sotto il naso. Maresciallo! Brigadiere Scacce, che è successo? Ho fatto il giro del palazzo, ma qui non c'è più nessuno. Sembra che tutti abbiano fatto la valigia, questore compreso, maresciallo. E fuori i negozi sono tutti chiusi. Quelli delle brigate nere della Guardia Nazionale, invece di farli riaprire, tirano dritto sui loro autocarri. C'è un gran movimento di mezzi e di uomini nelle strade, in direzione nord, come se si stesse preparando un'offensiva. O una ritirata. Qua sotto si sono fermati degli automezzi con quelli della Muti, del capitano Rassetto. De Luca! De Luca! Comandante Rassetto, che ci fai in questura? Hai chiesto anche tu il trasferimento? Fare il coglione, De Luca. Alza i tacchi e vieni via con noi. Venire via con voi? E per quale motivo? Ho appena risolto il mio caso e ora vado a dirlo al questore. Ma non hai saputo la novità? No. Questa mattina gli alleati hanno passato il Po. Ci stiamo spostando tutti al nord. I tedeschi ci hanno già preceduto. E il tuo capo a quest'ora sarà a Milano, se non è già in Valtellina o in Svizzera. Su, non fare il fesso. Qui la situazione si è fatta pericolosa. Anche per te. Lascia tutto e vieni via con noi. Io? Ma io che c'entro con voi? Questo è il mio posto. Io sono un poliziotto. Pugliese, voi lo sapete, voi dovete saperlo. Cosa succede se io... Insomma, cosa mi succede se rimango? Meglio che partite, commissario. Meglio. Allora, De Luca, ti sbrighi. Sì, 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 è meglio che vada. E quella ragazza, che volete che facciamo, maresciallo? Un verbale non esiste, quindi... Quindi non esiste confessione. Rilasciatela. Siete voi il capo. Per me è già rilasciata. Buona fortuna, commissario. Buona fortuna anche a voi, maresciallo. Dai, De Luca, andiamo. Sì, andiamo. Arrivo. Assuntino, come vedi oggi qui non abbiamo personale e non si può fare niente, neanche un verbale. Perciò te ne puoi tornare a casa. Io? Davvero? Posso? Ma sì, sì, vai, vai. Grazie, maresciallo. Grazie. Va, va. Povera ragazza. Almeno per te, oggi, la guerra è finita. Le inchieste del commissario De Luca, di Carlo Lucarelli. Carta bianca. Personaggi ed interpreti della settima ed ultima puntata. Commissario De Luca, Claudio Moneta. Maresciallo Pugliese, Natale Ciravolo. Agente in gangaro, Riccardo Merli. Nenè, Alessia Spinelli. Silvia Alfieri, Elda Olivieri. Valeria Suvic, Silli Togni. Assuntina Manna, Francesca Minutoli. Brigadiere Scaccia, Andrea Brancone. Comandante Rassetto, Antonio Ballerio. Realizzazione tecnica e sonorizzazione, Lara Persia. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Produzione Francesca Giorzi.